Eccoci qua, ciao. Di cosa parliamo oggi? Di questa bellissima rivista, Parigi, The Passenger. The Passenger è una rivista dell'Iperbore che parla appunto di città e di varie nazioni, con delle caratteristiche particolari. Allora, se voi dovete andare a Parigi, ci sono tantissime guide. È la cosa migliore, chi ci va per la prima volta si porta una guida. Io c'è questa qua, la RAF, c'è la Lonely Planet, c'è questa qua, una vecchia guida di molto tempo fa, Parigi sotterranea, tutte guide belle, meridiani addirittura hanno dedicato, quindi non avete che l'imbarazzo della scelta. Questa è una guida molto 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 particolare, non è una classica guida, non vi parla di monumenti, non vi parla di luoghi che dovete per forza andare a vedere, ma cerca di analizzare alcuni aspetti di Parigi che di solito non vengono presi in considerazione dal turista tipo. Il turista tipo è quello che va a farsi le foto, i selfie, alla Tour Eiffel, a Montmartre, va ai Champs-Élysées, un classico. Bene, se voi non siete questo turismo, o meglio ancora, se avete già visitato Parigi, quindi se avete già messo da parte questa modalità di visita che purtroppo sembra impossibile da evitare, e leggete queste 150-200 pagine, troverete cose molto interessanti. Sono tutti articoli che analizzano aspetti apparentemente laterali di Parigi. Per esempio, ce ne sono alcuni che analizzano la specificità di Parigi rispetto al resto della Francia. Uno si chiama La Parigina, parla della donna francese, della donna parigina, che ha delle caratteristiche diverse da quelle della Francia, o che crede di avere queste caratteristiche, no? Poi abbiamo Essere francesi e la provincia. Tutti i francesi che vivono a Parigi considerano il resto della Francia la provincia. Si è tutti provinciali, anche chi viene da Lione, da Bordeaux, da Nizza, da città molto importanti, per il parigino sono dei provinciali, no? E questo aspetto si vede anche in molte caratteristiche. Qui la chiama l'articolo che parla di questo, la sindrome di Parigi. Poi ci sono altri articoli, adesso ve li cito soltanto, uno che parla degli aspetti architettonici, tutti i vari presidenti che si sono succeduti da Mitterrand, Pompidou, De Gaulle, eccetera, hanno tutti voluto lasciare un qualche, come dire, segno della loro presenza, no? Tutti conoscono il Boubourg, no? Il centro Pompidou, eccetera, e quindi parla di questo aspetto dell'architettura di Parigi. C'è un articolo che parla di cosa è successo e il significato sociologico dei gilet gialli, e poi ci sono alcune interessanti articoli che parlano di stranieri che sono diventati parigini. In particolare parliamo di cinesi, che rappresentano una delle più importanti comunità cinesi in Europa, e arabi, ebrei. C'è un bel articolo sull'antisemitismo presente in Francia e presente in particolare a Parigi. C'è un articolo che si chiama Sapologia. Cos'è questa sapologia? No? Società delle persone eleganti che creano atmosfera, sape, che è un movimento sociale nato in Congo, nella Repubblica del Congo, ed esportato a Parigi, e parla di questo aspetto apparentemente laterale. Parliamo poi di il Red Star, che è un'antichissima squadra di calcio di Parigi, ed infine, non infine in ordine, dei bistrot. Il bistrò di Parigi. Quindi c'è tutta una serie di analisi, di aspetti apparentemente secondari di Parigi, ma che concorrono a determinare alcune caratteristiche di Parigi, che la fanno veramente una città diversa da moltissime altre città, una città che ha un qualche cosa che è anche qualcosa che loro vendono. Vivono nel lusso. All'interno di Parigi una delle principali fonti di reddito è il lusso, quindi quanta gente va a Parigi per comprarsi la borsa di, che ne so, Vuitton, oppure Yves Saint Laurent, oppure molti marchi, quindi di moda, vive sul turismo, ma con una caratteristica che rende, ripeto, diversa da qualsiasi altra capitale europea. Questo libro serve per chi vuole tornare a Parigi, chi vuole ritornare in una città che ha già visto, quindi
come dicevo prima, evitando i più comuni monumenti, ma vuole cominciare a capire qualcosina di più di questa città. Veramente un libro assolutamente consigliato proprio in questo periodo in cui non vediamo, non vediamo l'ora di ricominciare a viaggiare. Beh, leggere questo articolo e programmare o pensare perlomeno di tornare a Parigi e fare un viaggio per vedere alcuni aspetti che non si conoscevano, penso che sia una delle cose più interessanti che si possono fare in questo inverno che ci obbliga alla stanzialità. Vi dico un segreto, ve lo dico pianino, per quanto mi riguarda, diciamo, una delle cose che mi piace più a Parigi è, banalissima se volete, è leggere un giornale nel giardino del Lussemburgo, su quelle particolari sedie di ferro, comodissime, stare lì a leggere il giornale, perdere il tempo senza fare nulla. Un'altra cosa mi è venuta in mente adesso di questo libro, io credevo che la parte più interessante, la parte più famosa di Parigi è forse la riva sinistra, il quartiere latino, tutti quegli aspetti lì, invece no, questi formenti di cui parla questo libro spesso sono dalla parte destra, la riva destra, che io prima di leggere questo qua la consideravo un po' meno importante, a parte il mare che naturalmente si trova a destra, però la consideravo meno importante di quella a sinistra. Ecco, quindi vi faccio vedere, quindi è The Passenger, è la serie, The Passenger ha scritto, ha pubblicato anche libri su altre cose, sull'India, recentemente sulla Svezia, eccetera, e Parigi, veramente buona lettura, ve lo consiglio, è un buon modo per passare l'inverno in attesa dei futuri viaggi primaverili. Ciao!